Ciao a tutti, ma voi siete mai riusciti a trovare un audiolibro completo dei racconti del Decameron di Boccaccio? Io ne ho cercati a lungo, ma se ne trovavo una ventina tutte assieme era grassa. Poi erano sempre gli stessi racconti, su cento racconti sempre la stessa ventina. Per questo ho deciso di fare una raccolta di video in cui leggerò uno per volta i racconti. Cercate di mantenere una media di una settimana, ma non prometto nulla, sperando che non ci sia di nuovo questa dannata didattica a distanza. Se non li avete mai letti tutti, vi consiglio di farlo e di, o di seguire me in questa carrellata di storie, perché sono molto più divertenti e più spinte di quanto ci abbiano mai fatto credere a scuola. E come direbbe qualsiasi audiolibro di odio che ascolto da anni in questa parte, buon ascolto. Comincia il libro chiamato De Cameron, cognominato Principe Galeotto, nel quale si contengono cento novelle, in dieci di dette da sette donne e da tre giovani uomini. Proemio Una cosa è aver compassione degli afflitti, e come che a ciascuna persona stia bene, a coloro è massimamente richiesto, le quali hanno già di conforto avuto mestiere, e hanno il trovato in alcuni fra quali se alcuno mai ne ebbe bisogno o gli fu caro o già ne ricevette piacere io sono uno di quelli perciò che dalla mia prima giovanezza fino a questo tempo oltremodo essendo acceso stato d'altissimo e nobile amore forse più assai che alla mia bassa condizione non parrebbe Narrandolo, si richiedesse quantunque appo coloro che discreti erano, e alla cui notizia pervenne io ne fossi lodato, e da molto più reputato, non di meno mi fu egli di grandissima fatica a sofferire, certo non per crudeltà della donna amata, ma per sovracchio fuoco nella mente, concetto da poco regolato appetito, il quale, perciò che a niuno convenevole termine mi lasciava contento stare, più di noia che bisogno non mera spesse volte sentirmi facea, nella qual noia tanto e già mi porsero i piacevoli ragionamenti d'alcuno amico, e le sue laudevoli consolazioni, che io porto fermissima opinione per quelle essere avvenuto, che io non sia morto, ma siccome a colui piacque il quale, essendo egli infinito, diede per legge incommutabile a tutte le cose mondane aver fine. Il mio amore, oltre a ogni altro fervente e il quale una forza di proponimento o di consiglio o di vergogna evidente, o pericolo che seguirne potesse, aveva potuto né rompere né piegare. Per sé medesimo il processo di tempo si diminuì in guisa, che sol di sé nella mente ma al presente lasciato quel piacere che egli osato di porgere a chi troppo non si mette nei suoi più cupi pelaghi navigando». Perché, dove faticoso esser solea, ogni affanno togliendo via dilettevole il sento essere rimaso. Ma quantunque cessata sia la pena, non perciò è la memoria fuggita dei benefici già ricevuti, datimi da coloro a quali, per benevolenza da loro a me, portate erano gravi le mie fatiche. Ne passerà mai, siccome io credo, se non per morte. È perciò che la gratitudine, secondo che io credo tra l'altre virtù, è sommamente da commendare e contrario da biasimare, per non parere ingrato ho meco stesso proposto di volere in quel poco che per me si può in cambio di ciò che io ricevetti. Ora che è libero dirmi posso, e se non a coloro che mi attarono, alle quali per avventura, per lor senno o per la loro buona ventura non ha bisogno a quelli almeno a quali fa luogo alcun alleggiamento prestare e quantunque il mio sostentamento o conforto che vogliamo dire possa essere e sia a bisognosi a poco non di meno parmi quello doversi piuttosto porgere dove il bisogno apparisce maggiore sì perché più utilità vi farà e sì ancora perché più vi fia caro avuto e chi negherà questo, quantunque egli si sia, non molto più alle vaghe donne che agli uomini convenirsi donare? Esse dentro a delicati petti, temendo e vergognando, tengono l'amorose fiamme nascose, le quali quanto più di forza abbian che le palesi coloro il sanno che l'hanno provate. E oltre a ciò, ristrette da voleri, da piaceri, da comandamenti dei padri, delle madri, dei fratelli e dei mariti, il più del tempo nel piccolo circuito delle loro camere racchiuse dimorano, e quasi oziose sedendosi, volendo e non volendo in una medesima ora, si coinvolgendo diversi pensieri, li quali non è possibile che sempre siano allegri. E se per quelli alcuna malinconia, mossa da focosa disio, sopravviene nelle loro menti, in quelle conviene che con grave noia si dimori se da nuovi ragionamenti non è rimossa, senza che elle sono molto men forti che gli uomini a sostenere, il che degli innamorati uomini non avviene, siccome noi possiamo apertamente vedere. Essi, se alcuna malinconia o gravezza di pensieri gli affligge, hanno molti modi da alleggiare o da passar quello, perciò che a loro, volendo essi, non manca l'andare attorno, udire e vedere molte cose. Uccellare, cacciare, pescare, cavalcare, giocare o mercatare. De quali modi ciascuno ha forza di trarre? Con tutto o in parte? L'animo a sé dal noioso pensiero rimuoverlo almeno per alcuno spazio di tempo, appresso il quale, con un modo o con altro, o consolazione sopravviene, o diventa la noia minore. Adunque, a ciò che in parte è permessa men di il peccato della fortuna la quale dove meno era di forza, siccome noi nelle delicate donne veggiamo. qui di più avara fu di sostegno, in soccorso e rifugio di quelle che amano, perciò che all'altre è assai l'ago e il fuso e l'arcolaio. Intendo di raccontare cento novelle, o favole, o parabole, o storie che dirle vogliamo. Raccontate in dieci giorni da una onesta brigata di sette donne e di tre giovani nel pestilenzioso tempo della passata mortalità fatta e alcune canzonette dalle predette donne cantate all'ordiletto, nelle quali novelle piacevoli e aspri casi d'amore e altri fortunati avvenimenti si vederanno, così nei moderni tempi avvenuti come negli antichi. Nelle quali le già dette donne, che queste leggeranno parimente di letto delle solazzevoli cose in quelle mostrate, e utile consiglio potranno pigliare, in quanto potranno conoscere quello che sia da fuggire e che sia similmente da seguitare, le quali cose, senza passamento di noia, non credo che possano intervenire. Il che, se avviene, che voglia idio che così sia, a amore ne renderanno grazie il quale, liberandomi da suoi legami, mi ha conceduto il potere attendere a, a lor piaceri.